Si guardarono un dromedario ricco ed un cammello povero. Si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono. E il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due gobbe ed io ne ho solo una? Perché mi guardi imbambolato dalla duna? Perché continui a masticare e non rispondi? Dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Ed il cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole. Poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole, e allor ci ripensò, e se le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò, e il petto si gonfiò, e al dromedario disse così: sai che c'è, io resto con due gobbe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto, e dalla duna io ti saluto e con due gobbe me ne vo. La la la. Così si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogobba resterà. Il cammello è un animale che vive nelle zone aride e desertiche dell'Asia centrale. È un animale che può arrivare a pesare 500 kg, raggiungendo una lunghezza fino ai 4 metri e un'altezza alla gobba che supera i 2 metri. A differenza del dromedario, con il quale viene spesso confuso, il cammello ha due gobbe anziché una. Le gobbe non rappresentano una riserva d'acqua, bensì di grasso, che funge da scorta per i periodi in cui l'animale fatica a trovare cibo, grasso da cui ricavano l'energia necessaria quando il cibo scarseggia. Il corpo del cammello è ricoperto da una folta pelliccia di colore beige. Perde d'estate e riacquista in inverno. Si ricava una lana morbida e calda, molto pregiata e costosa. Per quanto riguarda le sue abitudini alimentari, essi si nutrono soprattutto di vegetali, frutta, noci, semi, cereali e tuberi. Anche arrivano a mangiare le piante spinose come cactus. Se le risorse sul territorio sono insufficienti, il cammello si adatta però anche a consumare carne, ossa, pelli, grazie ai denti che sono in grado di masticare qualunque cosa. Può sopravvivere senza mangiare per diversi giorni, poiché è in grado di immagazzinare tra i 30 e i 40 kg di grasso. L'animale poi riesce a sopravvivere anche in situazioni di carenza d'acqua, riducendo la traspirazione e producendo urine concentrate. Quando poi trova una fonte d'acqua, anche salata, riesce a fare una scorta di oltre 100 litri. Scusi, voi vi riferite al miglior amico del mentecatto? Si è trasformato in un cane? Ma no, il cammello! Ancora cammello. Dovevo... Siamo ripetitivi. Porca miseria, sono due giorni che lo cerco, da quando gli ho insegnato a giocare a nascondino, quello si infila in tutti i pertusi e non si trova più! Ma come? Adesso sono preoccupato! Ma è un cammello! Nascosto bene! Mamma mia! La natura sa porre rimedio al dolore! Ecco, tranne nel vostro caso... Eccolo qua! Porca miseria, sono contento! Straordinario! Straordinario! Straordinario!
non giochiamo più a nascondino perché mi hai fatto preoccupare. Senta, cos'è sto? Mi sento un po' su di giro. Allora, stiamo giocando. Allora, guarda, adesso giochiamo allo spunto. Calmi. Cos'è sta? Allora, ho stretto la gobba e gli faccio uscire il latte dalla gobba. Signor mette calmo. Non ha latte nella gobba. Stai seduto. Giù. Mi vuole zittire, per cortesia? Adesso. Per cortesia, allora, posso porre rimedio a questa situazione confusa? C'è nervosismo nell'aria. C'è baruffa nell'aria, direi. C'è baruffa nell'aria, perché quando gli animali sono così nervosi... E quando i mentecatti sono nervosi, invece... Anche? Vuol dire che nella natura sta per succedere qualcosa. Una calamità. Terremoto? Infatti ci siamo preparati, abbiamo preparato una tenda perché potrebbe succedere per la calamità. Qualcosa. Ma qualcosa cosa, scusa? Qualcosa tipo un ghibli. Ma come un ghibli? In uno spogliatoio? Non sentite il frerore degli uccelli? Ma cos'è il frerore? Il lambire del... Eccolo! Il lambire di che? Il vento caldo dell'estate! Ma smettetela! Galoppa! Smettetela! Mi faccia entrare! Ciao, troni! Ma come, no? Aiuto! Ciao, troni! Galoppa! Ma che già? Il vento caldo dell'estate!